Queste sono le 361 Phoenix. Rappresentano una scarpa super bilanciata che offre una stabilità davvero molto buona, ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa che nella taglia US 9 pesa 280 grammi, drop 8, 28 mm nel tallone, 20 mm nell'avampiede, anche se forse è leggermente più alta perché magari sono esclusi soletta e montaggio. Utilizza una doppia mescola che offre una stabilità eccezionale grazie anche a diverse caratteristiche della scarpa stessa. Come al solito, piccola puntualizzazione, la scarpa mi è stata fornita da 361 Degrees per effettuare la recensione. Ci ho corso oltre 100 km. Ecco, comunque, le 10 cose che mi sono piaciute, le due cose che invece avrei cambiato, e ovviamente l'azienda non ha visto nulla della mia recensione prima di essere pubblicata. Ho amato la tomaia in mesh ingegnerizzato con micro perforazioni che consente anche in estate di correre in maniera piacevole eppure intensamente. Poi d'inverno credo che sia una scarpa davvero piacevole perché ha uno spazio nell'avampiede buono e a livello di numero suggerirei in effetti lo stesso numero di altre aziende americane oppure giapponesi. Al tempo stesso ho amato anche i lacci che non si slacciano e soprattutto questa linguetta che è paffuta, che resta assolutamente incollata al piede perché è a soffietto, ma al tempo stesso utilizza un nastrino doppio Trix che funziona davvero molto bene. Altro aspetto che ho valutato davvero positivamente è il tallone, che nella parte superiore è davvero morbido, comodo e si allarga in maniera piacevole, mentre nella parte inferiore ha una conchiglia che si estende quasi fino al mesopiede, cosa che permette a chi corresse in maniera un po' instabile di avere una maggiore stabilità e di garantire un supporto non necessariamente intrusivo. Una delle caratteristiche secondo me vincenti è poi la doppia mescola, si chiama Engage nella parte superiore, Primo nella parte inferiore. L'Engage è più morbida e al tempo stesso fondamentalmente reattiva, la Primo invece è più stabile e vi consente, visto che ce n'è tantissima nella parte inferiore, di garantire una stabilità importante anche a chi appoggiasse di tallone, grazie poi al fatto che la base è importantissima. La mescola, purtroppo non c'è più il mio coniglio ad annusarla, è comunque secondo me in TPU e utilizza qualcosa che ho già visto in altri marchi e comunque sicuramente davvero vincente. Ho amato poi particolarmente la flessibilità della scarpa nell'avampiede ma anche a livello torsionale, cosa abbastanza strana per una scarpa stabile, ma secondo me il design e la gestione della scarpa stessa vi consente di non aver bisogno di una rigidità che secondo me potrebbe essere un problema per il podista amatore che cercasse invece qualcosa di più flessibile. La scarpa poi, grazie al battistrada, ha un'ottima adattabilità, può essere utilizzata particolarmente su tutti i terreni, anche in pista bianca. La mescola è in vista nella parte mediale, mentre nella parte anteriore la gomma è comunque molto spessa. Ho notato che dopo anche 100 km la scarpa era praticamente non usurata e quindi questa gomma secondo me è davvero durevole e quindi vi consente una buona trazione, forse non ottima, ma al tempo stesso di poter essere utilizzata su tutti i terreni. Devo poi dirlo, ho amato anche il design con i loghi particolarmente in evidenza che mostrano davvero la velocità. Non so se avete visto il video di Berlino dove 7 podisti nei primi 100 utilizzavano questo marchio e quindi secondo me è davvero vincente e soprattutto mi è piaciuto nella parte posteriore per chi appoggiasse di tallone che abbiano messo una gomma effettivamente dura e questa cosa consentirebbe dal mio punto di vista una durabilità della scarpa ben oltre i 600-700 km di cui parliamo solitamente, però ovviamente questo dipende anche dall'utilizzo che se ne fa. Tra l'altro sarebbe stabile se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni, tutto quello che gira intorno al mondo della corsa nei prossimi giorni saranno illuminanti. Ho amato anche che la scarpa può essere utilizzata dal podista amatore con appoggio neutro perché comunque la stabilità è davvero buona, ma al tempo stesso il meccanismo di correzione della pronazione non è davvero intrusivo e di conseguenza la potreste utilizzare fino agli 80 kg, forse anche 85, soprattutto se appoggiaste di tallone. Se davvero appoggiaste invece di avampiede, secondo me la quantità di gomma è un po' limitata e forse costringente. Al tempo stesso
Credo che possa essere utilizzata non soltanto per corse lente, ma anche se uno cercasse una scarpa unica, potrebbe utilizzarla fino a, diciamo, 3,45 al chilometro, perché questa scarpa davvero è molto stabile e può essere utilizzata per una pletora di situazioni. A livello di distanze poi la suggerisco per chi cercasse di correre 10 km, ma anche per chi volesse spingersi fino alla mezza maratona, o perché no, per il lungo del weekend di 2 ore e mezza, dove forse si è leggermente più stanchi nella seconda parte della corsa, e questa scarpa, grazie alla sua stabilità, potrebbe offrirvi quel qualcosa in più che magari una scarpa un po' più veloce non potrebbe fare, visto che è leggermente più instabile. Ultimo aspetto da considerare, mi è piaciuto tantissimo l'ottimo rapporto qualità-prezzo, visto che comunque troverete una scarpa relativamente premium a un prezzo abbastanza accessibile al podista amatore. Ovviamente non sono tutte rose e fiori, secondo me due sono gli aspetti negativi, tra virgolette. Il primo è legato al peso: la scarpa pesa comunque 280 grammi e visto che l'altezza dal suolo è leggermente più limitata, forse mi sarei aspettato qualche grammo in meno. D'altro canto potreste cercare una scarpa più leggera e reattiva, e in tal caso ovviamente nel catalogo di 361 ce ne sono tantissime, erano presenti in maniera massiva alla maratona di Berlino. Il secondo aspetto da valutare in caso di acquisto è che comunque la quantità di ciccia nell'avampiede è leggermente inferiore, e la mescola l'ho sentita leggermente più dura rispetto invece a quello che mi aspettavo quando l'avevo annusata per la prima volta assieme al mio mitico coniglio. Se questa cosa potrebbe non essere un problema per il podista alle prime armi che appoggia di tallone, secondo me la sensazione correndo di mesopiede o di avampiede dopo un'ora di corsa potrebbe non essere il massimo, però questo ovviamente dipende molto dal vostro tipo di appoggio. In conclusione, ritengo che 361 e questa scarpa abbiano fatto dei passi in avanti rispetto all'ultima volta che le ho testate, e stavamo parlando dei tempi di The Running Pit. Comunque suggerisco la scarpa stessa a chi cercasse una scarpa tuttofare, al tempo stesso non volesse una massimalista ma un appoggio al terreno piacevole, morbido e reattivo, e però non esagerato. Voi nel frattempo Stay Strong e Keep Running. Nei prossimi giorni farò ulteriori recensioni di 361. Ci vediamo alla prossima.